La Seconda Guerra Mondiale è stata un conflitto globale combattuto tra il 1939 e il 1945, dovuto a una serie di cause. Prima delle quali la nascita, negli anni successivi al primo conflitto mondiale, una, di una serie di regimi dittatoriali e totalitari di destra, tra cui in primis il fascismo italiano e il nazismo in Germania. La seconda, terribile esperienza bellica nel cuore del Novecento è stato anche in parte uno scontro tra democrazia e antidemocrazia. Coinvolse la maggior parte delle nazioni del mondo, tra cui tutte le grandi potenze organizzate in due alleanze militari opposti, i paesi raccolti intorno agli alleati Stati Uniti e Gran Bretagna cui sarebbero aggiunti Francia e Unione Sovietica e il patto tripartito tra Germania, Italia e Giappone. Il conflitto causò circa 70 milioni di morti di cui la maggior parte civili. Tra le varie caratteristiche del nazismo tedesco vi era il fatto che esso considerava gli ebrei come una razza inferiore, una minaccia per la purezza della razza ariana. Come risultato gli ebrei sono stati sistematicamente perseguitati, deportati e uccisi in campi di concentramento e di la Shoah è il termine utilizzato per descrivere l'olocausto e il genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Shoah in ebraico significa catastrofe o disastro ed è stato scelto per descrivere l'olocausto perché rappresenta l'entità della distruzione e del dolore causato dalla persecuzione e dell'uccisione di milioni di ebrei e altre minoranze da parte dei nazisti. Durante la guerra, milioni di persone sono state uccise nei campi di sterminio, disseminati soprattutto nell'Europa centro-orientale, di cui circa un quarto bambini. Gli ebrei non erano stati gli unici a essere perseguitati o assassinati dai nazisti, anche rom, omosessuali, disabili, oppositori politici e altre minoranze, vittime delle politiche di sterminio del regime italeriano. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, gli ebrei hanno continuato a fare i conti con varie forme di antisemitismo. Nonostante i progressi dei diritti umani e della lotta contro la discriminazione, l'anti L'antisemitismo continua a esistere in molte altre parti del mondo. Dopo la guerra molti ebrei sopravvissuti all'olocausto hanno deciso di emigrare in Israele che è stato fondato nel 1948 come Stato ebraico. Tuttavia ci sono stati anche molti sforzi per combattere l'antisemitismo e promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca. In Europa e negli Stati Uniti ci sono stati sforzi per educare la gioventù sull'olocausto e sull'antisemitismo e per monitorare e condannare gli atti di antisemitismo. Inoltre ci sono stati sforzi per promuovere la cooperazione tra le comunità ebraiche e musulmane. E per costruire ponti tra le diverse culture e religioni. In generale, la memoria dell'Olocausto e la lotta contro l'antisemitismo rimangono importanti questioni nella società contemporanea e c'è ancora molto lavoro da fare per garantire che gli orrori della Shoah non si ripetano mai più. Buonasera, e ben ritrovati a Dire Donna oggi. Eh, e... Questa giornata è molto particolare il 27 gennaio perché è il giorno della memoria, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime del, dell'olocausto, una pagina nera della storia dell'umanità. Eh, io ricordo verso coloro che sono stati deportati, sono stati uccisi, sono stati eh, massacrati eh, da un'ideologia troppo pazza e, tro e, poco, e poco per nulla umana. L'olocausto è una pagina come abbiamo detto nera eh, di questo nostro eh, libro da cui però non eh, dovremmo e dobbiamo mai togliere il senno al libro perché non dobbiamo dimenticare anzi dobbiamo parlarne sempre di più soprattutto a chi beh eh, alle nuove generazioni affinché non si possa dimenticare affinché non si possa più ripetere il collegamento con quello che sta accadendo proprio oggi eh, oggi inteso come questi mesi, in queste settimane in Ucraina, purtroppo possiamo dirlo, è un rivivere certi momenti. E, e quindi il pensiero va sicuramente a chi, eh, a chi ce lo ha raccontato, a chi eh, si è fatto testimone oculare eh, di questa immane tragedia. Noi dobbiamo farne tesoro e, come detto, dobbiamo parlarne sempre di più nelle scuole, negli istituti, nelle associazioni, ai giovani perché possa essere di esempio. E allora iniziamo con questa testimonianza di Sami Modiano, che si è recato a Roma nel liceo scientifico Morgagni, nel cuore di Monteverde, in maniera molto, molto toccante. Andiamo a vedere. Ci hanno numerato a Birkenau, dove squarciavano bambini, dove ammazzavano omosessuali, dove ammazzavano rom, Bambini disabili, perché erano nati con un piccolo difetto, loro li squarciavano, li facevano a pezzi per capire. Tutto questo Sami l'ha visto. Ancora io non sono uscito da Pirkenau, sono ancora là. Quando uno esce vivo da quell'ingranaggio della morte, non ci crede, si sente male. Ma come? Come mai sei un privilegiato? Mm? Hai lasciato tutti dall'altra parte e ti trovi da questa parte? E non trovi la risposta, ti porti appresso sempre nella tua vita che continuerai. Questi punti interrogativi, voi siete stati lo spunto di darmi la forza di andare avanti. Perché voi siete la speranza del domani. Voi dovete fare che questo che hanno visto i miei, che quello che io ho subito voi non lo dovete subire, né voi né i vostri figli dovranno subire. Da anni le persone dicono basta con gli ebrei. Tra poco sui libri ci sarà una riga. Poi neanche quella. Sono le parole della senatrice a vita eh, Segre. Eh, riportiamo la riflessione alla marezza sua. Ne parliamo con eh, dei grandi esperti che ringraziamo per aver accolto il nostro invito eh, oggi. Eh, Enzo Fimiani, docente presso l'Università D'Annunzio di Pescara. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti a voi. Carlo Fonsi che è presidente dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza dell'Italia contemporanea. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. E Luciano Tarditi, già sostituto procuratore. Ci sente? Buonasera. Sì, sì perfettamente, grazie a voi. Grazie. Carlo Fonsi, dubbi della segre. Il governo al Senato ha dato avvio alla procedura abbreviata eh, per il DDL promosso dalla senatrice anche Pierovano per il Fondo per i Viaggi della, della Memoria. Qua torniamo sempre sugli studenti e su quello che rappresentano le nuove generazioni. Pensa che questa sia un'iniziativa importante di dar seguito eh, e far conoscere a tutti i livelli? Io parlo anche dei bambini delle elementari perché è giusto che sappiano. Sì, certamente io ho visto il DDL presentato, deve ancora ovviamente essere approvato e modifica la legge 20 luglio del 2000 che è la 211 che aveva istituito il giorno della memoria. E nella parte finale di questo DDL che ovviamente non possiamo esaminare c'è proprio la proposta di mettere a disposizione del Ministero dell'istruzione eh, un fondo di eh, un milione adesso io non ho sotto mano il testo ma eh, da dare alle scuole che vogliono attivarsi per eh, fare questi viaggi io sono perfettamente d'accordo credo che il viaggio e la testimonianza prima abbiamo sentito Sami Modiano eh, nelle nostre iniziative eh, noi da anni come istituto Facciamo un progetto che è intitolato La memoria e il viaggio eh, e portiamo appunto i ragazzi, in questo caso soltanto delle scuole, degli istituti superiori, eh, anzi i più grandi, quelli delle terze, quarte e quinte, ai luoghi della memoria e abbiamo avuto dei testimoni diretti o indiretti della Shoah, Alberto Mieli e Nando Tagliacozzo che ha avuto la famiglia sterminata ad Auschwitz e che è riuscito a, a sfuggire al... Del, di Roma del, dell'ottobre del 43 e che è venuto a farci da noi. E la partecipazione dei testimoni. E poi la partecipazione ai viaggi, eh, come dire, dà dei risultati palpabili perché non si va soltanto, non si vanno ad approfondire le conoscenze. Certo, faremo facciamo anche quello: c'è cioè una parte formativa, ma se ci rivolgiamo a studenti delle scuole superiori in linea di massima hanno docenti di storia che hanno affrontato già quelle tematiche e noi diamo di più ci accorgiamo che il viaggio e le testimonianze hanno una presa anche emotiva nei confronti del ragazzi ci rendiamo conto che non basta soltanto trasmettere le conoscenze. Le conoscenze storiche sono basilari. Eh? Ovviamente la memoria senza, come dire, soltanto come le celebrazioni di questi giorni o soltanto come un viaggio nei luoghi senza preparazione può essere addirittura controproducente. Ma la memoria diventa importante se rafforzata dalla conoscenza. Quindi eh, beh, fondi queste della legge eh, di istituzione appunto di questa 211 del 2000 è certamente un fatto positivo quindi vediamo come le scuole rispondono vediamo come eh, riusciranno ad attivarsi ma io sono convinto che però devono andarci con la giusta preparazione diceva anche la segre i viaggi nei luoghi della memoria non possono essere eh, dei viaggi identici che nelle scuole sono i viaggi di istruzione, che sono anche, eh, come dire, in qualche modo viaggi di evasione, sia pure nell'ambito scolastico. I viaggi di istruzione fatti ai campi di concentramento e di sterminio devono essere assolutamente preparati, devono avere una preparazione... No, no, sono forte. assolutamente d'accordo, non è come visitare... Una, un, una, no, una città o, o, fare, o fare weekend fuori e c'è bisogno di una preparazione molto attenta. Quindi devono essere bravi eh, i, i docenti. Sono assolutamente d'accordo, Tarditi. Eh, prima abbiamo sentito San Modiano, no? eh, diversi. A parte bambini, ma diverse persone eh, sono state uccise perché si no, in nome no, della, della razza ariana. Ecco. Quali altri gruppi di persone sono stati anche colpiti in coincidenza della Shoah? Beh, furono... Sì, sì. Tarditi, prego. Non so se mi ha sentito. Prego. Non so se riesce a sentirci Luciano Tarditi, già sostituto procuratore. Sì, eh, veramente eh, sì, sì, stavo iniziando a rispondere, ma eh, si è inserita. Prego, prego no, no, assolutamente, solo perché questi collegamenti a distanza uno non sa mai quando quando intervenire. Eh, sì, eh, mi riallaccio a quello che appunto era stato eh, appena, appena detto, che sostanzialmente eh, la Shoah com come concetto tragico, eh, coinvolge ovviamente il massacro e la distruzione di un numero. Enorme di, 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 di cittadini e di, e di persone di, di religione ebraica, e quindi con numeri che oscillano intorno eh, ai 6 milioni di, di persone, ma coinvolsero numerose altre, altre categorie di persone eh, che non necessariamente, anzi, no, non, erano, non erano ebrei. E fra questi in particolare vi. Ricordare particolarmente eh, le, le, le popolazioni eh, dei cosiddetti zingari, cioè quindi i gruppi sinti, eh, rom e dell'altra e di un'altra categoria, appunto, di, di cosiddetti zingari bianchi eh, della de, de ehm, popolazione jihadista ja, ja, del, del, nord, del nord Europa, e ovviamente. A questi si aggiunsero. Si aggiunsero eh, Persecuzione accanita contro gli omosessuali particolarmente di origine tedesca perché veniva concepito come un tradimento il non congiungersi con donne per tedesche per dare alla luce appunto nuovi nuovi sudditi del, del reich eh, fu una massiccia persecuzione anche nei confronti dei massoni e fu una persecuzione accanita verso tutti i portatori di handicap eh, fu una, una persecuzione che colpì anche esponenti di, di, di gruppi religiosi, come i testimoni di Geova, i quali rifiutavano di prestare servizio militare, rifiutavano di, di dire appunto molto il saluto a Hitler, perché proprio come. come confessione religiosa eh, rifiutano sostanzialmente eh, rapporti di sottomissione eh, di questo tipo allo Stato. Furono anche perseguitati i pentecostali, furono poi appunto eh, oggetto addirittura di, di operazioni di eugenetica molti, molti eh, appunto, eh, soggetti eh, o disadattati o eh, con riferimento all'eugenetica bambini portatori di piccole malformazioni o anche significative in ogni caso per la purificazione della razza ariana questo fu l'enorme l'enorme cioè, eh, per, per attualizzare un... un poco quello che anche abbiamo detto ecco ci sono dei, diciamo dire, dei parallelismi eh, o delle associazioni eh, tra quello che stiamo vivendo oggi la guerra in Ucraina, la seconda guerra mondiale dei collegamenti soprattutto a livello politico, sulla popolazione, sulla popolazione ucraina, eh, sono stati ritrovati anche dei, dei campi di fosse comune, sono stati ritrovati anche delle stanze purtroppo eh, in cui sono stati commessi dei crimini di guerra nei confronti della popolazione, sono state bombardate anche eh, delle, mh, eh, dei palazzi o delle residenze della Croce Rossa internazionale. Eh beh, sì, assolutamente. Direi che è una delle situazioni nelle quali eh, è più facile, purtroppo tragicamente, istituire un parallelismo tra eh, l'azione che si ebbe eh, a sviluppare dopo, dopo il 22 giugno del 1941, allorché ci fu l'invasione dell'Unione Sovietica da parte delle armate italiane e quindi nell'est del dell'Europa e segnatamente in Ucraina e quanto accaduto dopo il 24 di febbraio del 2022 eh, con l'invasione dell'Ucraina dell da parte della, della Russia, di Putin. Ebbene, addirittura, eh, cioè, ecco, il, il terreno di scontro è ovviamente il medesimo, il terreno di massacri è assolutamente il medesimo, eh, l'unica eh, diciamo, differenza di carattere geografico è che nel 1941 L'attacco veniva portato da mezzi corazzati che partivano da ovest, diretti a est, e nel, nel febbraio del 2022 con mezzi corazzati che partivano da, da est per andare ad ovest. E su questo si è consumato veramente un, un, uno sconto di una violenza che per certi profili richiama le, le, le follie che contraddistinsero il primo periodo il periodo appunto della di cui si determinò la shoah e quindi con riferimento all'attualità eh, veramente si vede un, un accadimento da parte da parte dell'attacco del, del, della russia eh, notare nei confronti di una realtà eh, un popolo e una città, la sua capitale Kiev, che rappresenta nella storia russa l'asse portante e il nucleo in luce che ha formato lo Stato russo. Ebbene, si è determinata una situazione che per certi profili, con la disintegrazione, eh, dello smontaggio pezzo per pezzo delle città ucraine, eh, sembra proprio privilegiare ed evidenziare una volontà una volontà di, di sterminio, una volontà che per certi profili eh, si può associare a quella che fu la volontà hitleriana eh, eh, di distruzione di dei confronti. Quindi della, mi permetta, della, eh, eh, eh. e non c'è solo la, la conquista da parte di un territorio, che è quello ovviamente strategico, sia dalla parte nord della centrale nucleare di Zaporizia, sia la parte ovviamente legata al Donbass, tutta la parte sud, ma lei dice anche, c'è cioè un, un discorso anche legato alla popolazione. Sì, e aggiungo, e aggiungo, e questo ci, ci tengo particolarmente a evidenziare, perché crea un collegamento non solo tra i fatti del 1941 e i fatti del 2022, ma li crea anche con riferimento a, proprio alla Shoah, cioè al massacro, posto che eh, la ragione dell'invasione sta nel fatto di essersi dall'Ucraina la, la caduta del comunismo sottratto al controllo di Mosca, che, alla quale l'Ucraina imputa di essere responsabile della grande... Eh, della Shoah del 1932-33, denominata Holodomor, e cioè due, due parole che, che formano, sono formate dalla parola holod, fame, e moliti, uccidere, perché attribuiscono alla volontà precisa di Joseph, Joseph Stalin la, il massacro eh, di, di eh, un numero enorme di, 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 di contadini, Ucraini eh, che eh, avevano rifiutato la collettivizzazione, i culacchi, i massacri avvennero 27, dal 27 al 28 e portavano alla desertificazione agricola dell'Ucraina, che poi tra, tra il 32 e il 33 conobbe anche per intervento di cause naturali una carestia nella quale i morti si contavano a milioni. L'oro Domor non è stato dimenticato dagli ucraini, anzi è una delle parti. Fondanti della loro attuale avversione per, per, per quella che fu l'Unione Sovietica e ora è la Russia che ne interpreta la continuità. Certo. Questo è importante come parallelismo. Professore eh, Fimiani, l'Italia con la resistenza in qualche modo si è opposta al razzismo, ha scritto una pagina importante e, e anche ha cercato di, di battersi no, contro questo sterminio. Ecco, che Italia è stata? Allora, intanto possiamo dire: sì, senz'altro possiamo ascrivere la resistenza a un fenomeno storico che in qualche modo ha costituito una sorta di riscatto, tra virgolette, morale di un'Italia che non dimentichiamo era stata a lungo il regime di destra, poi dittatoriale, tendenzialmente totalitario, il regime modello, no? il primigenio, il primo da un punto di vista cronologico, dal 22-23, come sappiamo ma a lungo ha costituito il regime italiano un modello per, tutte, per tutti i regimi autoritari, dittatoriali e poi persino totalitari di destra che ci sono stati nell'Europa tra le due guerre mondiali, in primis il nazionalsocialismo che è pur diverso sotto molti aspetti rispetto alla vicenda italiana però sappiamo bene che discende da quel ceppo originario Hitler stesso lo ha più volte ripetuto, il fascismo per noi è stato un modello L'Italia, poi sappiamo, ha avuto larga parte nella barbarizzazione, diciamo così, della politica internazionale fin dalla seconda metà degli anni 30. L'Etiopia, la Spagna e l'Alleanza, ovviamente, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tutto questo colloca l'Italia naturalmente dentro, come dire, la fornace, tra virgolette, no? della storia terribile di quegli anni no? e l'Italia quindi eh, attraverso i fenomeni resistenziali che l'hanno interessata ha, uh, ha diciamo, messo in campo un'opera uh, un, un un'azione che è stata anche un suo riscatto morale. La resistenza italiana va collocata uh, dentro fenomeni europei nel senso che in tutte le aree nazionali, in tutti i territori occupati in larga parte dai tedeschi, ma in parte non irrilevante anche dai italiani, come ben sappiamo, ci sono stati fenomeni di resistenza, eh, in tutti più o, meno, più o meno organizzati, più o meno eh, efficienti, più o meno rilevanti e così via, più o meno connotati eh, politicamente. Certo però che nel contesto europeo eh, l'Italia è probabilmente seconda soltanto al caso jugoslavo, che è un caso... Particolare per molti aspetti e quindi la resistenza italiana ha una grande rilevanza storica come il numero di uomini e donne eh, che vi parteciparono, come pluralità eh, delle famiglie politiche che costituirono eh, le forze eh, di resistenziali, quelle stesse famiglie politiche che poi, come sappiamo, avrebbero costituito di fatto la base fondativa, i principi che avrebbero scritto i principi fondativi della nuova Italia democratica, repubblicana e, e certo, costituzionale. Le, le chiedo tanto prendiamo eh, il discorso nella, nella seconda parte. Chiedo a Tarditi che, che ci deve salutare. Eh, le conseguenze eh, del, mh, di quella poi firma no? in cui poi De Gasperi ha detto di non firmare tra, quindi il trattato di pace tra l'Italia e, e, e le potenze vincitrici ecco che contenze, conseguenze ha avuto? Le chiedo veramente una risposta abbastanza celere per favore. Eh, sì, beh, sì, furono conseguenze estremamente gravi nel senso che comportarono una limitazione di sovranità dell'Italia sia nel settore della difesa, l'Italia fu lasciata praticamente priva di difesa, sia soprattutto con le posizioni di norme che imponevano l'assenza di una politica estera italiana e soprattutto l'abbandono di ogni eh, diciamo, volontà eh, di, di controllare o comunque fare una propria politica nel Mediterraneo. Ed è un fatto che si potrà anche, anche nei decenni successivi e questo è veramente estremamente importante. Voglio solo aggiungere che ci fu una clausola Capestro che all'ultimo momento venne, venne inserita nel trattato di pace del 1947 L'articolo 16 che prescrisse che vi era tutta una serie di persone eh, indicate dalle potenze vincitrici, quindi dagli anglo-americani e dall'Unione Sovietica, che non avrebbero potuto essere perseguiti dal, dallo Stato italiano per aver eh, aiutato, per avere aiutato eh, le, le forze alleate fin dal, dal 10 giugno del 40. Ebbene, è importante perché questo elenco di persone molto lungo è rimasto ed è tuttora segreto. E ad avviso di molti studiosi. All'interno di questi nomi mantenuti segreti, oltre a patrioti di specchiata moralità, vi furono molti personaggi che poi nel corso dei decenni successivi eh, eh, ebbero una parte anche per quel che riguarda le, 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 mh, la strategia di tensioni e pressioni e, e condizionamenti sia da destra che da sinistra. E questo tenevo a rimarcare. Grazie a Luciano Trattini, già sostituto procuratore, per questa testimonianza. Le auguro buona serata, alla prossima. Grazie. Bene, eh, con, eh, noi ci andiamo in pausa e subito eh, dopo riprendiamo il discorso. Abbiamo raccolto anche diverse opinioni al Parlamento europeo, dove ovviamente si è commemorata questa giornata. Andiamo a sentire Castaldo cosa ci dice. Così come dobbiamo purtroppo riconoscere che la pace in Europa non era affatto scontata, è stata fortemente rimessa in discussione da una criminale e brutale aggressione. Parimenti dobbiamo riconoscere che la lotta contro i genocidi, il ricordo dell'Orocausto sono oggi più preziosi e fondamentali che mai. Le generazioni che sono state dirette testimoni di questa tragedia oggi stanno... Scomparendo per ovviamente questioni anagrafiche, ed è fondamentale passare il testimone a quelle giovani che si affacciano in questo momento alla maggiorità perché ci sia consapevolezza di quanto l'odio razziale, la discriminazione su base etnica e religiosa, possa essere un veleno terribile che spesso porta movimenti estremisti a far prevalere la logica del capo espiatorio. Non ne siamo immuni in Europa, dobbiamo continuare quindi a fare una grande opera educativa e di formativa appunto, dei giovani affinché sappiano essere all'altezza delle grandi e gravose responsabilità che gli lasciano coloro che ci hanno preceduti, che hanno dovuto subire la Shoah o magari hanno dovuto combattere la resistenza per opporsi con tutte le proprie forze alle crimini del nazifascismo. Andiamo allora a sentire un altro protagonista del Parlamento europeo come Giove Russo. L'olocausto è stato forse il punto più basso dell'intera storia dell'umanità, il, il periodo più barbaro e dobbiamo ricordarci che è stato pochi decenni fa, non è stato millenni fa. Eh, L'idea di sterminare un popolo solo per la sua appartenenza etnica peraltro in quel caso religiosa quindi anche è anche barbaro proprio nel ragionamento in sé è stato un dramma ma il problema è che un intero popolo quindi milioni di persone sono state convinte della bontà di questa scelta dobbiamo fare memoria la memoria deve essere eterna ha ragione la senatrice segre a dire attenzione degli ebrei non vuol parlare più nessuno perché sono venuti a noia un domani nei libri di storia ci sarà solo una riga sull'olocausto no sull'olocausto Bisogna eh, fare lunghi capitoli, bisogna parlarne fin dalle scuole elementari e soprattutto bisogna ricordare chi furono i responsabili dell'olocausto. Le destre europee, Hitler in particolare, ma l'Italia di Mussolini fu in prima linea come miglior alleato di Hitler. Quando qualcuno oggi ha i busti di Mussolini a casa bisognerebbe ricordargli che ha ah, i busti di un criminale, di un dittatore criminale che ha infangato l'Italia alleandosi con uno ancora più criminale se possibile di nome Adolf Hitler. Una cosa che mi è piaciuta nel discorso del presidente è stato che bisogna poter criticare Israele, la politica di Israele senza per questo dimenticare che Israele ha tutti i diritti di esistere, è uno stato sovrano, eh, il popolo ebraico ha tutto il diritto di avere un proprio stato e quindi non confondere mai le critiche legittime a determinate politiche portate avanti dallo Stato di Israele con l'antisemitismo. Diamo la buonasera e benvenuto a Davide Adagher, docente presso il Liceo Cotugno dell'Aquila. Buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo sempre Enzo Fimiani e Carlo Fonsi collegati. Fimiani, i campi per l'internamento civile furono dei campi... Ovviamente di prigionia, che sono stati istituiti in Italia eh, e nelle sue colonie, nei territori anche occupati in Jugoslavia. Ebbe un notevole incremento durante il regime fascista nella Repubblica Sociale Italiana. Ecco, ma quali furono queste caratteristiche? Per pochi secondi vorrei riprendere ciò che si è detto prima riguardo al certo. trattato di pace, certo. facendo notare un fattore che normalmente viene del tutto dimenticato, perché in quel trattato di pace del 1947 non venne messo sul tavolo delle trattative, non si decise di non inserirla, non si fece valere l'esperienza resistenziale in Italia. La resistenza non ha pesato nel trattato di pace, quindi l'Italia ha affrontato le trattative di pace come un paese come dire, sconfitto e tra virgolette colpevole, no? Quindi proprio quella resistenza della quale molti mettono, come ben sappiamo, da molto tempo in dubbio la legittimità, l'importanza storica, eccetera, se si fosse fatta valere in quel contesto, probabilmente quel trattato di pace sarebbe stato migliore, no? Sembra abbastanza evidente. Però questo non mi pare di sentirlo mai in giro nello spazio pubblico. Eh, detto questo, eh, i campi di... Che, potremmo dire che il Novecento eh, in qualche modo, e in questo il fascismo non, non è affatto un'eccezione, rientra in un discorso storico più ampio, di più lungo periodo, si inserisce in un solto già ben arato, in prima del fascismo ci mancherebbe altro, e possiamo dire che il Novecento è in larga parte il secolo nel quale la segregazione, chiamiamola così, che rientra... Comprende una serie di modi di eh, privare della libertà le persone. La segregazione diventa una grande questione storica, cioè esplode come questione storica. La prigionia diventa una questione storica di eh, grandi numeri: la prigionia, l'internamento, e poi i campi di sterminio, altre forme di segregazione come il confino, il domicilio coatto, e così via, sono tutte forme che stanno dentro. Il Novecento politico e ideologico e nazionale e nazionalista, diciamo così, no? Quindi, nel caso del fascismo, il fascismo non si esime da stare dentro questo solco, ovviamente ha bisogno di recintare in qualche modo eh, chi non aderisce al regime, in questo non fa, non fa eccezione rispetto ad altri regimi, di qualsiasi colore essi fossero, ha bisogno di irregimentare. La, la popolazione ha bisogno di controllare la popolazione, quindi già durante il regime fascista vengono istituiti un numero enorme di campi in tutta Italia. Durante la guerra ovviamente c'è l'esigenza ulteriore no? di segregare anche a, mh, militari e civili, anche appartenenti a nazioni eh, nemiche, avversarie, e di conseguenza il fenomeno esplode eh, ancora di più, quindi in qualche modo... Il fenomeno dei campi fascisti è un fenomeno che riguarda tutta l'Italia in maniera diffusa, e, e da alcuni di questi campi sappiamo dei campi di smistamento e di transito. Pensiamo a Fossoli eh, vicino Carpi, nei pressi di Modena, e poi, ovviamente, anche a Trieste. Da alcuni di questi campi, ovviamente, transitarono gli italiani. Gli italiani che poi finirono nei campi certamente. Vado, e... vado da Data da che eh, abbiamo. Mh... Professore, eh, prima ha eh, fatto vedere la testimonianza di Sami Modiano, la stessa segre: insomma, sono due testimonianze molto importanti della nostra storia. Ecco, stanno sempre di più scomparendo questi testimoni di quel periodo. Rimane il valore di quello che hanno fatto, le loro parole, i loro video. Però oggi eh, che cosa possiamo dire? Che proprio valore possiamo dare oggi a queste, eh, queste persone? Beh, innanzitutto c'è comunque una vastissima mh, documentazione eh, di raccolta di testimonianze, penso per esempio al lavoro che ha fatto Spielberg con centinaia insomma, di, di prigionieri ex reduci da, dai campi. Il grosso grosso problema ovviamente è quello di saper conciliare e far conciliare il ricordo personale con quello che è la, la documentazione, con quella che sono le fonti. Per creare veramente memoria, se non si ha conoscenza, a mio parere, memoria eh, si può fare fino a un certo punto. Noi sentiamo molte volte frasi come affinché questo non accada mai più, ma sappiamo bene che sono semplicemente frasi retoriche. Ecco, il grosso problema è che, e, e come ha detto anche la, la stessa eh, Segre, ma anche Modiano anche altri. Eh, è come se fosse una, una staffetta, cioè in realtà i testimoni passano appunto il, uh, ai giovani, soprattutto alle giovani generazioni, il, uh, il um, compito di conservare la memoria, di ricordare, di trasmetterla, perché altrimenti i germi dell'indifferenza, la, la, la Segre insiste molto sulla parola indifferenza che ha fatto tra l'altro incidere. Al binario 21 al no? memoriale della Shoah a Milano insiste molto su questo: sul germe dell'indifferenza. Come anche Primo Levi eh, quando nel, in sé questo uomo eh, parlava di, del problema di conoscere e del raccontare e del seme dell'odio, eh, purtroppo i testimoni va, è naturale che vadano, vadano scomparendo. Sono un toglie che appunto bisogna ancora di più lavorare spesso soprattutto le scuole, le giovani generazioni e, e soprattutto far conoscere e diffondere anche eh, le fonti che sono assolutamente eh, imprescindibili a corredo della testimonianza. Io mi collego a quello che sta dicendo Ada che è attorno da Carlo Fonsi, eh, le fonti, le testimonianze, ormai sono poche quelle uguali, forse... Anche le ultime generazioni eh, in cui viene tramandato di testimoni oculari siamo, siamo noi, quello che hanno vissuto i nostri nonni che all'epoca erano dei, dei bambini e ci hanno raccontato come hanno vissuto diverse latitudini, chi in maniera diretta, chi subendo ovviamente rastrellamenti, ovviamente che le famiglie sono state deportate, o chi in maniera insomma, di riflesso. Eh, che ha visto cose, ma di sicuro eh, Samio Modiano ne ha viste molte di più e di peggiori. Ecco, allora entrano in ballo, forse, eh, come ha detto anche la, la Segre, che la Shoah rischia l'oblio, eh, entrano in, in causa, in questo caso, gli studi di storia contemporanea, i libri, eh, i racconti, eh, insomma, la trasmissione orale non c'è più e c'è solo una trasmissione scritta, quindi che rafforzano quello che è la conoscenza e la coscienza popolare, eh, ma dove stiamo andando? E soprattutto questi istituti, che valenza hanno oggi e neanche nel prossimo futuro? Beh, sì, è interessante la sua domanda e anche abbastanza complessa: nel senso che perdere i testimoni è una grande perdita, ma come diceva il professor Adacher, lo, lo sappiamo, è chiaro che sono avvenimenti di 80 anni fa, per cui i protagonisti stanno scomparendo la stessa Segre eh, ha citato c'è cioè, peraltro un bellissimo articolo di Repubblica di, del 24 gennaio eh, in cui la Segre dice non ci sarò più quindi io mi sto preoccupando ma eh, non ci sarà più riferimento ai testi ai testimoni alla Shoah eh, sui giornali ma non ci sarò neppure più io a ricordarlo e il problema è quello di fare memoria attraverso lo studio e gli istituti di storia che sono distribuiti in tutto il territorio nazionale, eh, con prevalenza nel centro-nord, ma sono eh, tutta Italia, e sono coordinati da un istituto di Milano, che è il Ferruccio Parri, e, e il compito degli istituti di storia è proprio quello di fare ricerca, ma di diffondere la cultura storica. È assolutamente importante, appunto, che ci sia come dire, se non c'è più la memoria diretta dei testimoni, ci sia comunque un nesso tra storia e memoria e si continui a insegnare e si insegni bene la Shoah, perché in realtà anche i testi di storia, quelli scolastici, spesso non approfondiscono in questo modo questo tema. Quindi, se noi facciamo questo, probabilmente riusciamo a creare quegli. Antichi di eh, quegli arpi scusatemi che effettivamente ci servono a evitare le ingiustizie nelle so nella società. La, la Shoah è una grande tragedia, ma è, come dire può ripetersi in forme diverse, può ripetersi e dobbiamo evitare i totalitarismi perché queste, eh, queste situazioni sono accadute perché esisteva, lei l'ha citato prima: esistevano due personaggi che sono Mussolini e Hitler che quindi come dire la, 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 il fascismo nasce già con lo diceva Enzo Fimiani con la negazione dei diritti con la creazione di un uomo nuovo eh, con l'eliminazione de, dei diversi per esempio ecco eh, la, 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 la la Shoah o questa i campi di concentramento e di sterminio eh, servivano a eliminare gli ebrei a eliminare i diversi a eliminare appunto gli omosessuali, i portatori di handicap, eccetera. Quindi tutto questo e insegnarlo ai ragazzi significa forse sperare al di là dei testimoni di avere una società più giusta, di evitare le derive nazionaliste e dittatoriali insomma. Ecco. Ma su questo che sta dicendo rivolgo un po' la domanda a tutti eh, e ritorno a quello che è il discorso della guerra in Ucraina con Putin del tot totalitarismo delle dittature sappiamo insomma quello che sta accadendo no? anche a Russia come sia anche deviata l'informazione come sia imbavagliata l'informazione quindi già qui no non si può parlare di democrazia quindi della, della predominanza territoriale e anche del, di una popolazione sull'altra, diciamo che non è proprio uguale, ma ci vedete delle somiglianze. E come se ne può uscire in questo caso? Perché anche notizie di questi giorni non se ne parla proprio anche di mediazioni ehm, o di colloqui tra i due presidenti e non sembra proprio nessuno che ci possa, si possa mettere in mezzo per creare la pace. Eh, insomma, purtroppo, diciamo, diciamo noi, vediamo ancora no? eh, la fine del conflitto, è ancora molto lontano. Non lo so, dal punto di vista degli storici, quindi eh, non dei politici, eh, diciamolo. Però ecco, anche il vostro pensiero. Beh, dire una cosa? Fonte, di quello... Allora, ripartiamo. sì, vi do anche un, un ordine, sicuramente ah, parlerete beh. tutti di questa cosa, quindi facciamo fonti e poi Adag e, e, e poi alla fine mh, Fimiani. Beh, il procuratore ha già in qualche modo presentato le grandi somiglianze eh, tra gli eserciti che venivano gli anni appunto nella seconda guerra mondiale da, da, da ovest e adesso appunto invadono l'Ucraina da est. E le somiglianze ci sono e ovviamente la, la, come dire, il rischio che, che possa eh, essere la popolazione a pagare fortemente c'è e anche sull'evoluzione della guerra è difficile poterlo dire perché eh, lo sappiamo per esperienza eh, è vero che le guerre sono cambiate ma eh, come dire spesso le guerre si allargano anche senza immediatamente pensiamo al primo conflitto mondiale in un mese si passò da, da un conflitto apparentemente locale una questione tra serbia e austria e divenne poi il grande conflitto mondiale quindi speriamo ecco, non, non, non pensiamo in questo momento a un allargamento a livello mondiale anche perché le armi ovviamente sono diverse rispetto a eh, Finalmente arriveremo alla distruzione del mondo, ma certo è che la situazione è complessa e il rischio che possa andare avanti ancora per tempo, per tanto tempo, e che possa sempre di più creare lo sterminio della popolazione ucraina. C'è che eh, una piccola, piccolo inciso: Scholz proprio ieri ha detto vi forniremo i leopard. Ma attenzione. Questo non vuol dire che la Germania entrerà nel conflitto, né tantomeno la Nato, cioè l'ha sottolineato comunque eh, proprio per, come stava dicendo anche eh, Fonsi, eh, di rischio anche Terza Guerra Mondiale. Prego. Certo, il, la politica dell'equilibrio e della prudenza è d'obbligo, anche se poi i rifornimenti di armi lo sappiamo. Sono come posso dire assolutamente tra virgolette democratici, cioè non guardano in faccia a nessuno. No, volevo semplicemente per quanto riguarda proprio il conflitto Ucraina-Russia, ehm, eh, non dimentichiamo le, che ci sono anche come anche qui, come sempre, delle motivazioni dall'una e dall'altra parte di stampo nazionalistico. Riallacciandoci. Al, al periodo pre-seconda guerra mondiale e seconda guerra mondiale non dobbiamo dimenticare come l'Ucraina sia stata considerata una specie di stato cuscinetto, innanzitutto, poi una parte integrante della, della Russia, anzi, la parola russo viene addirittura dal primo regno che era in Ucraina. E poi ci fu eh, l'azione la, di, di Stalin che produsse il cosiddetto olodomor, cioè la morte per fame. Di centinaia di migliaia di ucraini questa generò anche una, come dire, una sorta di reazione nazionalistica molto quando poi arrivarono i per esempio i nazisti e furono accolti dalla popolazione ucraina come liberatori e ci furono a, e nella, nella stessa zona basti pensare all'eccito di babilar proprio nei, pre, nei pressi di Kiev, c'è stata una delle peggiori stragi operate dai cosiddetti Anstanzengruppen no? cioè dei gruppi di azione che sterminarono i quattro gruppi che sterminarono ad est appunto le popolazioni ebraiche quindi ci sono delle radici ehm, quando si parla di comprendere il passato non significa di giustificarlo ma proprio a... quando mi riferivo appunto alle fonti ci sono delle radici molto anche inestricabili che portano poi e eh, si sedimentano sono sopite ma poi magari si risvegliano anni dopo basti pensare appunto allo stesso alla guerra eh, civile nella, nella ex Jugoslavia e quindi ha ragione ovviamente Scholz a dire eh, però non, non entriamo in conflitto l'ha detto anche Biden non siamo contro i russi sì, sì, è vero, è vero. da lì a un passo ci vuole niente perché proprio in nome del nazionalismo eh, la Russia sappiamo bene come reagisce no? come si chiude assolutamente si trova, e vuole tornare a un passato addirittura sovietico certo quindi la storia che ritorna anche qui fimiani in realtà Davida che ha detto ciò che avrei detto io appunto. Io penso che, non, ma penso in modo diverso, appunto, non vedo una uh, precisa analogia storica sul piano genocidiale, diciamo così, no? Cioè del massacro di popolazioni civili eh, di massa, diciamo in nome di una ideologia, eccetera, tra. La seconda guerra, il periodo della seconda guerra mondiale, l'attuale guerra Russia-Ucraina, invece ci vedo un forte legame, sì, da un punto di vista della nazione, appunto, cioè la vicenda che oggi si stanno svolgendo tra Russia e Ucraina rientrano nel lungo cammino dell'idea di nazione di stampo. Ottocentesco, che poi ha diciamo, sboccato, come sappiamo, nella deriva di tipo nazionalistico. No? Il nazionalismo: questo è questa è un'altra di quelle cose che sento dire pochissimo nel discorso pubblico. È una delle dimensioni della storia che ha fatto più danni in storia. Vi assicuro che se andassimo a quantificare i danni fatti dal nazionalismo, credo che poche altre forme, diciamo, ideologico-politico- Geopolitiche abbiano prodotto altrettanti danni. Adesso il punto è che c'è il ritorno della nazione, il ritorno degli interessi di tipo nazionalisti, un ritorno dell'idea di uh, instaurare uno status gerarchico tra nazioni. Ma lei parla in generale, nazione... eh, perché, per esempio, c'è anche un altro discorso che può essere analogo con la Cina con Taiwan. Ah, certamente, certamente. Cioè stiamo parlando della pulsione del nazionalismo. Il Nazionalismo su cosa si fonda? Oltre che su una serie di altre, ovviamente, di altri fattori di tipo economico, geopolitico, militare, ci mancherebbe altro, ideale, ideologico. Ma al fondo c'è l'idea, in qualche modo un'idea razzista. <ride> Null'altro. Cioè, la mia nazione è superiore Avevo. alla tua. È superiore per ragioni storiche, per il destino storico che è, la guida e così via, e di conseguenza io ho il diritto e qualche volta il dovere di mobilitare la mia nazione per sopraffarne un'altra. Nel caso di Russia-Ucraina, e poi nel caso specifico, non dobbiamo dimenticare che la parola stessa Ucraina significa confine, sostanzialmente, che da sempre l'enorme distesa di migliaia e migliaia di chilometri di pianura nell'est Europa fa sì che i rapporti tra quelle popolazioni siano di tipo particolare rispetto ad altre aree territoriali nelle quali la morfologia del territorio gioca un ruolo, no? molto spesso, mh, come dire, di, di difesa gli uni dagli altri, e, e il piccolo Stato ucraino da sempre teme ovviamente il gigante russo, no? e questo è, è un ritorno in questo in qualche modo sì. del, dell'idea di nazione sotto forma della difficoltà, della paura, dei timori del terrore che ogni piccolo Stato ha nei confronti del grande Stato, se parlassimo con gli Stati confinanti degli Stati Uniti pure magari non li invadono, ma se parliamo con tutti gli Stati del Centro America io credo che il gigante statunitense lo temano. Ma poi c'è un discorso che... anche di geopolitica in atto, cioè vi ricordate anche quella, quella pubblicità negli anni, primi anni 80, che arrivava una, insomma, una viere no? nel, nel territorio ucraino e c'era lì la contadina e, e si parlano e lui dice storia Russia e lei fa no, è Ucraina, e dice vabbè, è la Russia, no, Ucraina è Ucraina, cioè nel senso che c'è la ferma convinzione da parte del popolo... Eh, dei confini questo penso che sia eh, naturale eh, e, e tant'è che la vediamo anche giornalmente con la nostra inviata Rina Culei in cui anche noi ci domandiamo da qui ma perché una città di 8.000 abitanti bombardata e massacrata a tutti i livelli eh, ci sono ancora 2.000 persone che vivono nei sotterranei e lei stessa ci risponde perché quella è la loro casa la loro terra allora da una parte la popolazione difende il proprio territorio ci mancherebbe da altro quello che dice Fimiani è un'idea eh, forse un po' troppo eh, pompata eh, di nazionalismo e questo è quello che va a nuocere. Mi permetto, Fimiani, insomma. Eh. E, noi, e noi speravamo che una dimensione. No, sovranazionale come per esempio la, la scommessa dell'Unione Europea potesse superare finalmente certo, certo, l'epoca certo. no, delle è giusto, nazioni è giusto. anche se la Meloni anche ieri ha detto attenzione può essere strategico allargare i confini dell'Europa anche ai Balcani, ne abbiamo parlato qui a Diretonna oggi con la Bonfrisco e, e le diamo un grandissimo abbraccio perché sappiamo quello che è notizia insomma, che abbiamo appreso anche ultime, nelle ultime ore, che è entrata un po' in una blacklist dell'Iran insieme a 35 persone. Insomma, una donna che ci mette del carattere, del carattere, la dico così, che difende veramente i diritti delle donne. Un grande eh, abbraccio, di grande solidarietà alla Bonfisco, che è stata più di una volta nostra, nostra ospite. Eh, e, e quindi torno al discorso anche di una geografia che cambia, però, Adagher. Eh, si è toccato anche il discorso delle leggi razziali. Nel 38 furono approvate no, dal Consiglio dei Ministri. Ecco, ma come furono percepite dagli italiani? Ma soprattutto la Chiesa, questa è la domanda che poi ci poniamo anche oggi: Ma che ruolo aveva? E che ruolo ha anche oggi? Io, io, cioè io scusate, faccio delle assonanze anche con, le, con i temi attuali. Ecco, lei che è anche un docente si rivolge ai ragazzi. È una domanda molto complessa. Le leggi razziali furono proclamate il 10 novembre 1938, ma molti cioè, discordano che già nel 35 36 c'era stata comunque la proclamazione dell'impero. Quindi le prime leggi, perché la segre è giusto, secondo me, definirle leggi razziste. Insomma, le leggi razziste erano già state. Il primo campo, diciamo, di prova era stato quello. Poi c'era state le leggi razziali. Leggi Norimberga, e arriveremo poi quindi a tutta una. Ehm, quando ehm, Fimiani parlava appunto dell'Ottocento, no? Rilacciarsi, siamo a cose dell'Ottocento. Non scordiamoci che il, il nazionalismo e il razzismo come concetti moderni nascono proprio con l'Ottocento, con la scienza, anche col positivismo, col darwinismo sociale. E quindi ci, ci fu tutta una preparazione anche tra virgolette scientifica. Alla, un approccio a quello, non è che arrivarono improvvisamente, esce la legge, e poi il 18 settembre 1938, Mussolini fece quel discorso a Trieste: l'Italia è francamente razzista, è sempre stato, mentre prima non se ne parlava. No, c'era stato tutto un percorso, un avvicinamento. Per cui, anche parlando delle scuole, anche nelle scuole si era instillato il germe del razzismo. Io faccio spesso delle lezioni facendo vedere e eh, leggere dei fumetti dell'epoca, dei libri in cui è sempre messo sotto la luce appunto distorta del, degli stereotipi. E quindi sì, ci furono, ci furono anche il manifesto di scienziati razzisti, c'è stata la politica proprio razzista e eh, la Chiesa che ruolo ha avuto. Eh, la Chiesa ha alimentato in realtà dei falsi miti, lo sappiamo lo sappiamo, che padre famoso padre agostino gemelli molte volte parlava proprio in termini apertamente antisemiti sembenelli che era un famoso commediografo Alessandro lo terzo e compagna dell'osservatore romano contro teo tanto che sembenelli scrisse una lettera aperta su un giornale sembenelli non è ebreo c'era dal punto di vista eh, di, del decidio, l'accusa grande agli di essere appunto gli assassini. Non era di razziale, che invece subentrerà grazie appunto purtroppo al darwinismo eh, sociale. E quindi il, il ruolo della Chiesa è stato questo. D'altra parte il ruolo della Chiesa è stato anche è un ruolo di, eh, come dire, di assistenza e di aiuto ai perseguitati, quindi è stato un po' ambivalente. C'era l'accusa, per esempio, ancora nell'Ottocento, di fare i rapimenti eh, rituali con i bambi, dei bambini. C'è cioè, cioè un quacervo di, di elementi che porta a sorda accettazione in qualche modo da parte de, degli italiani. La okay. gran parte, ma ovviamente erano sì. 40.000 gli in Italia non è che c'era la stessa questione come in Germania come in certo, e come certo. in Francia allora, certo. che è chiaro dobbiamo, dobbiamo sì. chiudere grazie professore della sua partecipazione grazie a Enzo Fimiani grazie. altro professore dell'università d'Annunzio di Pescara e, e anche a Carlo Fonzi presidente dell'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia dell contemporanea grazie grazie cercato con dei grandi esperti, dei docenti di poter insomma portare la nostra testimonianza in questa giornata affinché veramente non si possa dimenticare. Grazie a voi tutti che ci avete seguito e appuntamento la prossima settimana con Dio e Donna Oggi.